Domodossola sconvolta dal dolore per la morte di Davide Valentina. Procura di Novara e polizia cercano un pirata della strada. Domo, emissioni nei limiti di legge per l'antenna Vodafone di Regione Nosere, lo dice il monitoraggio compiuto da ARPA. Mirella Cristina ha presentato il nuovo direttivo provinciale di Forza Italia, il commissario, rilanceremo il partito. Ricordiamo il weekend rosa Verbania con le immagini dalla piazza tra prove sportive e pedalate in attesa del Giro d'Italia. Le musiche di Chopin protagonista l'altra sera a Stresa, il concerto del maestro Roberto Prosseda in onda su Vicino Azzurra il 4 giugno. La Juve Domo mercoledì sera in campo contro il Trino per la finale che vale l'eccellenza. Oggi distribuzione di biglietti gratis per gli studenti. Bentrovati dalla redazione di Vicio Notizie. In apertura di giornale dunque la tragedia consumatasi nella serata di ieri in autostrada. Un dramma che ha sconvolto due famiglie. Il fatto ha avuto vasta eco in tutta la provincia. Stroncate due giovani vite, Davide Pelganta e la compagna Valentina Broggi, sono morti nello schianto. Salvi per miracolo i loro bimbi, due gemellini di 18 mesi. Al vaglio delle forze dell'ordine, la dinamica del drammatico incidente. L'autostrada ieri sera in direzione Milano, dopo Arona, è rimasta chiusa per diverso tempo. Si cerca un pirata della strada, un'auto, un mezzo pesante che avrebbe travolto e ucciso Davide Pelganta di 34 anni, sbalzato sull'asfalto dell'A26 dalla sua Peugeot finita sulla scarpata. Con il passare delle ore si fa luce sulla tragedia che lunedì pomeriggio in pochi attimi ha distrutto una famigliola di Domodossola. Erano le 18:12 quando la Peugeot Tipper, che viaggiava in direzione Milano a Castelletto Ticino, 800 metri dalla barriera di Arona e prima del bivio per la 8, è uscita di strada finendo sulla scarpata. A bordo insieme a Davide, la compagna Valentina Broggio di 31 anni e i loro due bambini, due gemellini di un anno e mezzo. Davide e Valentina hanno entrambi perso la vita, mentre due piccoli sono stati trasportati dall'elisoccorso all'ospedale maggiore di Novara con lievi ferite. La dinamica è tuttora al vaglio della procura di Novara. La polizia stradale di Romagnano Sesia sta ascoltando testimoni, aspettando i risultati degli esami sulle salme per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto. Nessuna dichiarazione ufficiale al momento. L'auto è finita sulla scarpata autonomamente, forse dopo aver urtato un terrapieno. Valentina sarebbe deceduta sul colpo. Davide invece, secondo qualche informazione trapelata, sarebbe stato sbalzato fuori dall'auto per poi venire travolto da un altro veicolo che sopraggiungeva e che non si è fermato. L'auto pirata dunque entra in scena solo in un secondo momento. Pare comunque improbabile che il conducente non si sia accorto di aver investito un uomo. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, ambulanze del 118 e vigili del fuoco di Arona, che però non hanno potuto fare nulla per salvare i due giovani genitori. A Domodossola la notizia è arrivata in tarda serata, lasciando attonita la città dove i due ragazzi erano molto conosciuti. Davide era originario di Cosasca e lavorava nelle cave di proprietà di famiglia. Valentina, cresciuta a Seppiana, lavorava al Penny Market di Domo. È un dolore straziante quello che stanno vivendo i familiari e gli amici dei due giovani. Su Facebook tanti ricordi della famigliola e pensieri ai due bimbi che da ieri devono affrontare la vita senza mamma e papà. Il dolore si mescola con la rabbia e l'incredulità per una tragedia che appare troppo grande e ingiusta. E di tre feriti, uno codice giallo e due verde, il bilancio di un incidente stradale accaduto in mattinata lungo la strada provinciale 142 della Biellese nel territorio di Paruzzaro. Coinvolte tre vetture. La strada è rimasta chiusa al traffico per mezz'ora. Sul posto una pattuglia della Polstrada di Arona e due ambulanze della CRI di Arona distaccate al 118. I feriti sono stati trasportati alla Dea del Santissima Trinità di Borgomanero. Disagi alla viabilità. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Le cause che hanno originato il sinistro sono ora al vaglio degli agenti della Polstrada di Arona. Ed ora ci spostiamo a Domodossola, resi noti i dati relativi al monitoraggio nei pressi dell'antenna Vodafone in Regione Nosere. Le onde elettromagnetiche emesse dall'antenna per telefonia posizionata nei pressi del centro operativo del comune in Regione Nosera Domodossola sono al di sotto dei limiti consentiti dalla legge, lo dice il report consegnato da ARPA agli uffici comunali in questi giorni. Le misurazioni si sono rese necessarie a seguito delle ripetute sollecitazioni arrivate a Palazzo di Città dai cittadini. Negli anni scorsi l'argomento è stato anche oggetto di una petizione popolare, più di recente è stato presentato un esposto, è stato così deciso di chiedere
un monitoraggio ad ARPA. Le rilevazioni sono durate una settimana. I tecnici dell'Agenzia regionale per l'ambiente hanno posizionato dal 7 al 15 maggio una centralina sul tetto di una casa prossima all'antenna. La relazione tecnica che abbiamo già provveduto ad inoltrare al cittadino che ha sollevato la questione, spiega oggi l'assessore al patrimonio Antonio Leopardi, ha mostrato per tutto il periodo di verifica valori di campo elettrico, sia puntuali che di media, ampiamente al di sotto dei limiti di legge. La normativa infatti spiega che per gli ambienti ove vi è una possibile presenza umana superiore alle 4 ore giornaliere, la media di valore media di campo magnetico non deve superare la soglia del 6. A Domodossola la rilevazione si è fermata a 0,73. Fermo il cantiere al Piaggio, intoppi tecnici alla base dello stop, ma l'assessore Piolanti rassicura, i lavori riprenderanno già in settimana. Lo spostamento di un palo dell'Enel a forare imprevisto di rocce. Questi contrattempi che hanno fermato, o meglio rallentato, i lavori di realizzazione del parcheggio al Piaggio, la frazione di Villa Dossola, alle spalle del teatro La Fabbrica. Il cantiere è in questi giorni inattivo, ma l'amministrazione è ottimista. Dice l'assessore ai lavori pubblici Fausto Piolanti: terminata la demolizione del vecchio fabbricato pericolante, operazione non semplicissima che ha richiesto le dovute cautele, considerato il contesto ambientale aggravato dalla presenza di cavi elettrici Enel nell'area di cantiere, si è dovuto attendere che Enel provvedesse allo spostamento di un cavo aereo, operazione avvenuta solo la scorsa settimana. Questo ha determinato una sospensione dei lavori accordata all'impresa dal direttore dei lavori, che ha valutato l'oggettiva impossibilità di proseguire con i lavori in accettabili condizioni di sicurezza. Ora, eliminato questo problema, in settimana i lavori riprenderanno. Posso anticipare, aggiunge l'assessore, che durante gli scavi di demolizione è emersa la presenza di roccia affiorante non prevedibile in fase di progetto, che comporterà inevitabilmente un leggero ritardo nella conclusione dei lavori inizialmente stimata. Prima dell'inizio dei lavori avevamo convocato una riunione con i residenti del rione Piaggio, i responsabili dell'ufficio tecnico comunale e il progettista per condividere tutte le problematiche relative a questo intervento. Già in quella sede il direttore dei lavori aveva precisato che rispetto alle indicazioni contenute nel capitolato di appalto sulla durata dei lavori stimati 90 giorni, visto la particolarità dell'opera, era possibile mettere in conto un ritardo nella conclusione dei lavori, che comunque dovrebbero avvenire entro la fine dell'estate. Colgo l'occasione, conclude Piolanti, per ringraziare tutti i residenti del Piaggio che convivono pazientemente con il disagio dovuto alla presenza del cantiere, convinti del fatto che questo intervento contribuirà a migliorare la viabilità del rione. La strada che sale alla piazza alta della frazione è attualmente interrotta e la viabilità è garantita dalla strada che transita davanti all'antica Villa Lena. I carabinieri della compagnia di Domodossola hanno denunciato per furto aggravato e continuato due ossolani, rispettivamente di 62 e 53 anni. L'accusa per il crevolese e il pievese, entrambi incensurati, è di furto aggravato e continuato. I due, separatamente, nei mesi di marzo e maggio, hanno ripetutamente asportato materiale dagli scaffali della CIPIR di Regione Nosere. Agli ossolani militari sono arrivati anche grazie al circuito di videosorveglianza interno all'esercizio commerciale. Le telecamere hanno immortalato i due, occultare sulla loro persona il materiale rubato, in parte comunque recuperato. Ed ora la politica. Rinnovato il direttivo che assieme al commissario Mirella Cristina rilancerà l'azione di Forza Italia sul territorio provinciale. Rilanciare il partito di Silvio Berlusconi, questo è lo spirito con cui la neocommissaria di Forza Italia Mirella Cristina ha nominato i componenti del direttivo del VCO. Sono Massimo Manzini, referente per Verbania e Cannobbio, Aldo Rosa per il coordinamento con i club, Antonio Notarianni per i giovani, Marco Restelli per le associazioni, Pietro Morelli per piccole attività produttive e artigianato, Antonio Ferrugiara per i seniores, Barbara Borrella per Azzurro Donna, Angelo Tandurella per Domo e Alta Ossola, Michele Rizzo per la Bassa Ossola, Lucio Scarpinato per Cusio Baveno e Vincenzo Titone per Stresa e Vergante. In qualità di commissario nominato di Forza Italia ho ritenuto assolutamente indispensabile nominare a mia volta un coordinamento provinciale che mi dia ausilio e aiuto nel costruire questa aria e incrementare quest'area di rinnovamento che si sta respirando nel partito di Forza Italia, al fine di poter crescere sempre di più, aumentare i nostri iscritti anche in forza dell'ascesa in campo nuovamente di Silvio Berlusconi per queste elezioni regionali.
L'obiettivo è quello di dare al partito nuove adesioni e nuova voglia di fare per tutti i giovani, meno giovani e anche per i seniores che ci stanno sempre seguendo. Ora invece andiamo a Curso Lorasso. Il centro della Valle Cannobina vede contendersi la carica di sindaco Alberto Bergamaschi, primo cittadino uscente, e Silvio Materni, vice sindaco uscente. A Curso Lorasso il tempo scorre lento, tutto sembra fermo, case chiuse, poca gente per le strade, nessuno schiamazzo di bimbi. Lo spopolamento è infatti uno dei nemici contro cui dovrà battersi chi amministrerà nei prossimi 5 anni questo centro. Paesino di un centinaio di abitanti, abbarbicato sulle vette della Val Cannobina, prossimo alla Valle Vigezzo, vicino a Gurro, domenica prossima torna alle urne. La vita amministrativa si svolge a Cursolo, ma è a Orasso dove vive la maggior parte dei residenti. Qui a contendersi la più importante carica amministrativa fra meno di una settimana saranno Alberto Bergamaschi, sindaco uscente, e Silvio Materni, assessore uscente. Una sfida a due che già scongiura il pericolo di commissariamento per mancato raggiungimento del quorum. I programmi elettorali sono improntati al concreto, simili in molti punti. Entrambi, infatti, da navigati amministratori quali sono, hanno le idee chiare sul da farsi. Se Bergamaschi punta al completamento del programma avviato nel quinquennio che si appresta a concludere, compreso il rilancio dell'agricoltura di montagna, Materni mira a ridare vita a Cursolo attraverso la riapertura del circolo del paese. Sino a sabato convivono all'interno della stessa compagine amministrativa. Discrepanze sulla composizione delle liste hanno portato i due al divorzio. Chiunque vincerà sa che dovrà combattere contro la penuria di fondi e i tagli imposti dallo Stato centrale. Bergamaschi e Materni infatti intravedono nei boschi una risorsa utile al reperimento di fondi. Ce lo siamo appena lasciati alle spalle, vi abbiamo già reso noto di corsa dei sindaci extra-Verbania, ma vediamo un ultimo assaggio del weekend rosa a Verbania in attesa del passaggio del Giro d'Italia atteso appunto per il 28 maggio. Bici per tutti nel fine settimana di Weekend Rosa a Verbania che ci siamo appena lasciati alle spalle e non solo. Aree sportive e ludiche nella piazza di Pallanza per i più piccoli ed ecco i nostri giovani atleti alle prese con scatti di corsa o giochi d'astuzia ed abilità, giochi di squadra o individuali dal calcetto al volley e ancora gimcana sulle due ruote tra i birilli. Cosa facevano i più grandicelli? Loro erano alle prese col sollevamento pesi e con il crossfit, sotto gli sguardi incuriositi del pubblico. Per gli appassionati di veicoli d'epoca, l'esposizione del Cincent Club del VCO e la pedalata storica Ciclus Verbanus. Partenza da Pallanza, arrivo a Intra e ritorno con la partecipazione dei bersaglieri, sezione di Verbania, pattuglia ciclisti Valdossola. Questi sono stati invece i protagonisti della pedalata di bici in città. Piccoli, piccolissimi in seggiolino, mamme, papà e nonni, caschetto d'ordinanza in testa e sorriso sulle labbra. Già perché cosa c'è di più bello di un giro panoramico in buona compagnia? Stessa filosofia, un'altra pedalata, o meglio una vera e propria gara, stavolta con partenza dalla Ruga Pallanzese. Ecco il gran premio ciclistico che ha coinvolto gli alunni delle scuole medie di Verbania in collaborazione col locale comitato della Federazione Ciclistica Italiana. Alla fine hanno trionfato le scuole Ranzoni con Erika Aquino sul traguardo a braccia alzate come un navigato campione. Primo! Ad animare la piazza e fine settimana tante associazioni che hanno curato punti di ristoro e bar. Questa solo una piccola parte dei volontari durante un momento di pausa. Infine, in una bella festa di piazza che tanti consensi ha raccolto, poteva mancare la musica, la danza? Certo che no, né sul Lungolago né sul sagrato della chiesa di San Leonardo, dove protagonista è stato il gruppo tedesco di Ottoni Chaos & Musicus. Musica anche al calar della sera, ma tutt'altro ritmo. Ecco le energiche cowgirls e poi ritmi caraibici con le coreografie di Pamela. La voglia di ballare in piazza è stata davvero contagiosa. Purtroppo, causa previsto maltempo, il programma serale del sabato è stato rimandato al 6 agosto, il giorno prima dell'inizio dei Giochi Senza Frontiere verbanesi. Adios al Weekend Rosa, ora però Verbania, Gravellone e l'intero VCO sono in attesa del giro, con fiocchi e striscioni che già da qualche giorno sono stati piazzati lungo il percorso di gara. Manca poco, appuntamento il 28 e 29 maggio.
Domodossola domani, mercoledì, si trasforma in città a misura di bimbo. Il Borgo della Cultura ospita per la quarta volta la città del gioco. Quest'anno l'appuntamento si lega idealmente all'esposizione mondiale in corso a Milano. Sentiamo perché. 9 stazioni di gioco che ricordano o le manifestazioni che abbiamo già proposto durante l'anno, i laboratori motori e sportivi, oppure il tema del cibo. Quest'anno, anno di Expo, abbiamo pensato di utilizzare il cibo inserito in giochi per i bambini. I bambini hanno una mappa insieme alle maestre, hanno provato durante l'anno a fare determinati giochi che riprendono alcune attività di staffetta con inserito la conoscenza del cibo che stanno usando, o come nel caso dell'erba bona, hanno usando, conoscendo, sperimentando quali sono le erbe aromatiche delle nostre valli. Così come è successo negli ultimi 4 anni, anche mercoledì il centro storico di Domodossola diventerà una grande piazza per tanti giochi dedicata ai più piccini e solo in caso di maltempo sarà rimandata al 3 di giugno. È una giornata nella quale l'intero Borgo della Cultura si trasforma in una grande arena con la partecipazione in questo caso delle scuole elementari, delle scuole dell'infanzia, della città. Il prossimo mercoledì appunto per questa giornata avremo più di 500 bambini in piazza, mattina e pomeriggio, con attività che prevalentemente di tipo ludico sportivo, molto, molto interessanti. L'evento è organizzato dall'assessorato all'istruzione e dalla direzione didattica del secondo circolo ed è il momento conclusivo di un percorso svolto durante l'anno. Ed ora la musica. Grandi applausi per Roberto Proseda, che nel weekend a Stresa, nell'ambito del concerto promosso dal Sor Optimis del Verbano, ha proposto musiche di Chopin. Concerto che la nostra emittente proporrà integralmente giovedì 4 giugno alle 20.35 con replica domenica 7 alle 12. Circa 600 persone sabato sera hanno applaudito il celebre pianista Roberto Proseda, che si è esibito sul palco del Palazzo dei Congressi di Stresa suonando Chopin con uno Steinway in gran coda nella serata benefica organizzata dal Sor Optimist International Club del Verbano. Pianista d'eccellenza, solista con le più famose orchestre italiane ed europee, artista noto a livello internazionale per le sue incisioni dedicate a musiche inedite di Felix Mendelssohn, Proseda ha dimostrato anche una grande generosità e altruismo, perché, invitato da un gruppo di amici a suonare nel Verbano, ha voluto donare questo concerto ad un'associazione che si occupa di bambini e ragazzi con disabilità. Le offerte che sono state raccolte in occasione del concerto saranno interamente devolute all'associazione Centri del VCO Onlus per acquistare arredi e strumentazione per completare il secondo piano della sede di Gravellona Toce, appena ristrutturata, dove si garantiscono cure di riabilitazione neuropsicomotoria a tanti ragazzi del territorio del VCO. La serata ha visto anche la collaborazione della Fondazione Comunitaria del VCO, del Comune di Stresa, che ha concesso gratuitamente la sala, oltre al Kivanis Club Verbania, Leo Club Cusiossola Verbano, Lions Club Domodossola Omegna Verbania Verbano Borromeo, Panathlon Mottarone, Rotaract Pallanza Stresa e Rotary Club Pallanza Stresa. Fra i 7.000 ciclisti che nel weekend hanno incontrato Papa Francesco c'era anche una delegazione della VCO. L'occasione è stato il 70° anniversario delle ACLI. Il pontefice ha ricordato le 4 caratteristiche che il lavoro deve sempre avere: essere libero, creativo, partecipativo e solidale. Papa Bergoglio ha richiamato gli ACLIsti a dare una risposta sollecita e vigorosa contro questo sistema economico mondiale, dove al centro non ci sono l'uomo e la donna, ma c'è un idolo, il dio denaro. Quindi il pontefice ha esortato le ACLI a offrire la propria vicinanza, la propria solidarietà alle persone in difficoltà per il lavoro. Ed ora siamo alle offerte di lavoro dei centri per l'impiego del VCO. Offerte di lavoro VCO, si ricercano addetto o addetta vendita in negozio di abbigliamento a Crevola d'Ossola. Progetto Back to Work. Addetti controllo logistica, collaudo nuova distribuzione, creazione prodotti digitali. Candidarsi rivolgendosi ai centri per l'impiego della propria zona di residenza. Si offre contratto di tirocinio full time con inizio attività prevista per l'8 giugno 2015.
Si ricercano commerciali per la zona del Verbano, Cuso e Ossola in vari ambiti e settori. Si richiede diploma, essere automuniti, contratti a provvigione. Gli utenti interessati alle offerte di lavoro, residenti o domiciliati nel territorio provinciale, potranno autocandidarsi recandosi personalmente presso la sede del centro per l'impiego della propria zona di residenza. In apertura di pagina sportiva il calcio, grande attesa per la finalissima playoff tra Juve Domo e Trino, in programma mercoledì sera allo stadio Curotti. Questa mattina un'iniziativa della formazione Granata con le scuole per portare i giovani studenti domesi allo stadio. Assieme alla presidente Marisa Zariani, Fabio Scesa e tutta la società è stata presa questa iniziativa di distribuire a tutte le scuole della città dei biglietti omaggio in maniera da far partecipare il più possibile la gente a questo importante evento che abbiamo domani sera. Siamo stati al liceo La Spezia, adesso abbiamo fatto appunto queste scuole Giovanni, faremo un po' di medie, un po' di superiori, più o meno cercheremo di coinvolgere tutti per creare in campo una partita importantissima e vincerla ovviamente, e fuori una festa che coinvolga il più possibile anche il territorio domese o ossolano in generale, ecco. Appunto, allora la missione è riempire il Curotti, quel Curotti che durante la stagione vi ha dato qualche grattacapo, adesso nei playoff è quasi un'arma in più. Sì, siamo abbastanza contenti dei risultati di queste ultime partite e ci giochiamo tutto domani. Abbiamo fatto degli sforzi immensi tutta la stagione, da partire dalla società ai giocatori e tutto lo staff, e è fondamentale domani vincere. Poi l'opportunità è davvero enorme, poter festeggiare un risultato così grande in casa propria davanti al proprio pubblico. Sì, anche perché stiamo facendo bene e vogliamo mettere la ciliegina sulla nostra torta di una stagione che comunque ci sta regalando soddisfazioni nella parte finale. Vogliamo prendercela, ecco, l'eccellenza. Poi domande sulla partita non posso non farvela. Con due rientranti che arrivano, due uscenti, Soncin e Pioletti escono, ritornano Soncin e Puzzello, che tipo di gara ti aspetti? Ma abbiamo dato già prova, penso, comunque domenica, che nonostante le assenze il gruppo è unito e chiunque vada in campo si mette a disposizione dal 100% per la squadra. Nei playoff in cosa siete cresciuti secondo te? Ma mi sembra che tutti si sacrificano un po' di più. Si è vista una collaborazione, un'unità, una tranquillità che ci ha permesso di essere una squadra vincente in queste ultime partite. Non siamo mai stati sotto e non abbiamo mai avuto difficoltà, nervosismi. Questo si vede nei risultati. Ed ancora calcio, in primo piano la vicenda legata al Varallo e Pombia, vertice lunedì sera della dirigenza della formazione novarese sul futuro, al termine della quale il presidente e il numero uno della società hanno sciolto le loro riserve. Il Varallo e Pombia il prossimo anno esisterà ancora. Dopo il vertice con le amministrazioni comunali di Varallo Pombia e Pombia nella mattinata di domenica, ieri sera una riunione fiume di diverse ore con il direttore sportivo Sandro Testa, al termine della quale il presidente e numero uno della società, Gianluigi Maritan, ha sciolto le riserve con relativa fumata bianca. Il Varallo Pombia il prossimo anno esisterà ancora. Ancora da definire la categoria, se sarà eccellenza o promozione. Più probabile la prima ipotesi, anche perché i tanti derby in calendario stuzzicano e non poco lo stesso Maritan. Ma che cosa ha fatto cambiare idea al presidentissimo? Sostanzialmente due aspetti: il pressing delle istituzioni, forse imprevisto, e l'interesse dei tifosi, che hanno ripetutamente invitato nei giorni scorsi, quando le voci su un addio si rincorrevano, il presidente a non mollare la presa, specialmente dopo un'annata entusiasmante chiusa con la qualificazione ai playoff. Maritan alla fine ha deciso di proseguire la sua avventura calcistica, non ha resistito a quella che per lui è una grande passione. Chiuse le trattative per scambio e fusioni, si prosegue con Sandro Testa che avrà il compito di allestire la squadra per la prossima stagione. Indipendentemente dalla categoria, che spero sarà l'eccellenza, il mio primo passo sarà chiedere la disponibilità a Ferrero a rimanere sulla nostra panchina. I risultati ottenuti in questo biennio sono sotto gli occhi di tutti, la sottolineatura dello stesso Testa. E stando alle nostre informazioni, la risposta di Ferrero sarà positiva. Intanto novità anche da San Maurizio Dopaglio, dove il presidente e patrona Giuseppe D'Onofrio è stato interpellato e chiamato a rapporto dall'amministrazione comunale, anche qui preoccupata dalle voci che danno
Porto Onofrio in uscita verso Verbania, ipotesi che, ripetiamo, a nostro giudizio non ha ragione d'esistere. E in chiusura vi ricordo l'appuntamento con Basketando, la trasmissione dedicata al mondo della palla spicchi. Appuntamento dunque questa sera alle 20.35 e domani mercoledì alle 13 e alle 17.30. E naturalmente vi ricordo anche il nostro sito tuttonotizie.info per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.